My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One uno. Buongiorno ragazzi, benvenuti sul canale di Sangue Rosso Nero. Mettete un like e iscrivetevi. Allora ragazzi, partiamo subito a bomba. Questione tumori. Allora, il ragazzo era ben sorpresi, tutti i tifosi rossoneri, già dopo le prime due o tre prestazioni aveva mostrato grandissime doti tecniche, veloce, abile nell'anticipo, molto aggressivo. Per certi versi molti hanno gridato al fenomeno. Ok, piano col dare il fenomeno a un ragazzo ficcato di tumori che comunque si vede che 23 anni, difensore che ha fatto tutta la trafila dell'Under 21, Under 19, Under 18 dell'Inghilterra. Giocatore che ha 2 anni di esperienza in Championship col Derby County, club di Serie B inglese. 1 anno da semititolare nel Chelsea, quest'ultimo anno invece poche presenze. Il giocatore è venuto da noi. Paura di perdere tumori. Nel video che abbiamo, potete anche recuperare sul canale di Suma, di nostro caro Suma. Cosa ci ha detto Suma? Che tumori, ok, costa 25 milioni di sterline, equivalente a 28 milioni di euro, ma che è un ragazzo comunque cresciuto a Londra, nato a Londra, che ha fatto tutta la trafila del Chelsea. E infatti il ragazzo, quando è andato con Lampard al Chelsea, il ragazzo era felicissimo di essere al Chelsea prima di essere scavalcato nelle gerarchie quest'anno da Thiago Silva, Thiagone nostro, che tanto ricordiamo con piacere. Il problema qual è? Secondo ciò che ci ha detto Suma ci ha detto: non è tanto il problema riscattare Tomori, perché le qualità Tomori le ha mostrate. Ha mostrato di essere un giocatore che vale quel prezzo, anche di più. Sicuramente un giocatore che in futuro puoi anche rivenderlo al doppio per le doti che sta mostrando. È già diventato in Serie A uno dei migliori difensori della Serie A per caratteristiche fisiche, atletiche, tecniche. È ancora 23 anni, ancora margini di miglioramento, ragazzi, ancora tanti margini di miglioramento. Quello che dice Suma qual è? Il problema di questo ragazzo è che questo ragazzo è innamorato di Londra, questo ragazzo è innamorato del Chelsea, è cresciuto nel Chelsea. Dunque non è scontata la sua permanenza in rossonero. Certo, voi mi direte: beh, se ha firmato un prestito con diritto di riscatto, evidentemente a lui l'idea di stare a Milano non dispiace, ma in effetti, ragazzi, il ragazzo ha dichiarato nelle poche volte che ha parlato di trovarsi molto bene a Milano, per carità, però ha anche dichiarato che vedremo in futuro cosa accadrà, che Londra è la sua casa. Dunque capirete bene che sicuramente forse è un tumore un po' combattuto. Ciò che mi fa paura personalmente a me delle parole di Suma è quando dice che tumore è innamorato di Londra, Tomori è innamorato del Chelsea. Dunque Suma sembra mettere un pochino le mani avanti. Io non darei per scontato che Tomori resti al Milan per la volontà del ragazzo stesso. Poi, per carità, io spero con tutto il cuore che Tomori rimanga da noi, perché è un difensore che ha quelle caratteristiche di velocità, lo puoi trovare, ma un difensore che ha quella personalità e quella sicurezza nei propri mezzi non è facilissimo di trovare a 23 anni. Dunque, ragazzi, speriamo di cuore che Suma mi è sembrato mettere un pochino le mani avanti. Speriamo che si sbagli. Speriamo che, voglio dire, Maldini riesca. Non penso poi che cazzo dico. Tomori, se c'è Paolo Maldini che ti dice tu puoi diventare una colonna di questo Milan, te lo dice Paolo Maldini, che oltre che per noi milanisti, ma anche all'estero, Paolo è un santo. Io voglio essere positivo e sono convinto che Tomori alla fine resterà, riscattato e resterà. Però ragazzi, non lo darei tanto per scontato. Occhio e stiamo attenti, perché spero di non doverci rimanere male a giugno. Nel caso ovviamente venga riscattato Tomori, Romagnoli, che era capitano, è capitano del Milan, va 1 anno dalla scadenza del contratto, chiede 5 milioni. Con molta probabilità Romagnoli dovrà salutarci portandoci almeno 15, 18, 20 milioni di euro, che sarebbero comunque plusvalenza visto che va 1 anno dalla scadenza. Speriamo bene ragazzi, mi raccomando iscrivetevi, mettete un like e forza Milan, forza Ficaio. Ciao ciao.